Carissimi amici e amiche, siamo giunti all'ottava puntata di questo ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù. Oggi, dopo un po' di intossicamento con il vizio capitale della superbia, quello è un veleno tossico, da cui adesso bisognerà fare un processo di depurazione spirituale. Finalmente oggi torniamo a parlare delle cose più belle, cioè delle virtù. E oggi parleremo di una virtù bellissima, peraltro la diretta, diciamo così, di questa puntata e quindi anche la messa online immediata di questa stessa puntata, capita in un tempo quanto mai propizio, che è il tempo di Avvento, perché la virtù teologale della speranza è quanto mai adatta sia al tempo di Avvento che anche poi allo spirito del Santo Natale. Una virtù bellissima, non molto conosciuta per la verità, perché la fede uno più o meno un po' una pallida idea ce l'ha. La carità molte volte se ne ha un'idea un po' limitata, magari perché si confonde la carità con le opere di carità o con qualche elemosina, insomma, che è evidentemente, come vedremo a suo tempo, una visione oltremodo limitata e spaventosamente riduttiva. Però, insomma, qualcosa, ma con la speranza molte volte si fa un po' di fatica a identificarla. Eppure, io vorrei intitolare questa prima catechesi, sicuramente non sarà l'unica, perché non è possibile in un solo incontro esaurire questa bellissima virtù. La vorrei intitolare proprio Le ali verso il cielo, le ali per il cielo. Ecco. Perché la speranza, come vedremo, è quella virtù, detta proprio in due parole, che ci fa vivere sulla terra, ma come se stessimo già in paradiso. Ci dà la possibilità di spiccare il volo, quindi di camminare alla grande, di vivere una vita veramente spettacolare, meravigliosa, al riparo da tutta quanto una serie di bruttissime situazioni, passioni, stati d'animo distruttivi che vengono completamente neutralizzati dalla speranza. Ora, vorrei io procedere nella presentazione di questa virtù in questo modo. Partiamo sempre dagli atti, come abbiamo fatto per la fede, perché l'atto di speranza, spero che tutti coloro che ascoltano questi cicli di catechesi, almeno le preghiere del mattino e della sera le facciano sempre. Ecco, a proposito, consigli io ho realizzato anche dei podcast, quindi degli episodi del podcast che si chiama Preghiere Cristiane e Santi Rosari Recitati, dove si trovano le preghiere del mattino e della sera in italiano e in latino, quindi per chi apprezza di più questa cosa, no? E evidentemente all'interno delle preghiere del mattino e della sera si trovano anche l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità, che in italiano l'atto di speranza dice così: Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Capiamo già subito, no? L'oggetto formale proprio della speranza si chiama così, la vita eterna. E subordinatamente a questo le grazie, quindi tutti quanti gli aiuti, i doni che il Signore ci fa in questa vita, e a che cosa ci servono? A compiere le buone opere che senza le quali vedremo non si va in paradiso, assolutamente. Nessuno, dice Sant'Alfonso, nessuno provochi o tenti Dio servendosi di un uso distorto della virtù teologale della speranza, eh? Citazione testuale di Sant'Alfonso: Dio detesta la speranza di chi si ostina al peccato, poiché questa speranza è un abominio.
Una tale speranza provoca Dio al castigo, meritato da chi, abusando della sua bontà, lo ha offeso in tutti i modi. Quindi non è che, la speranza è proprio oggetto delle grazie necessarie per compiere quelle buone opere che si possono e si devono compiere. Quindi, alla fine, Signore, io possa goderti in eterno. Ora vedremo che però la speranza non soltanto ci fa appunto camminare volando verso il cielo, perché, figlioli miei cari, la nostra vita cristiana, se è cristiana, è una tensione costante verso il cielo. Noi qui su questa terra siamo di passaggio, noi qui su questa terra stiamo vivendo una larva di vita. Anche chi, per grazia di Dio, sta in comunione con Gesù, quindi sperimenta in qualche modo un anticipo remoto della felicità del cielo, ma noi non siamo fatti, non siamo stati fatti per stare qua giù. Assolutamente. Siamo stati fatti per il cielo. È lì che tendiamo, cioè il fine della nostra esistenza è il cielo. Il motivo per cui siamo stati creati è il cielo. La speranza ci fa veramente tenere sempre il timone della nostra nave, la nostra anima, orientato verso il fine, che è il paradiso. Io vorrei tanto essere la famosa mosca con gli occhiali capaci di penetrare le coscienze per vedere quanti cristiani vivono così. Anche in relazione, cioè, pensiamo nell'attuale contesto storico, temporale, sociale, politico, epidemiologico, se si vuole usare un termine oggi così tanto inflazionato. Guardate come si vede, specialmente in un contesto del genere, chi la speranza ce l'ha e chi la speranza non ce l'ha. Quanti casi di disperazione. Adesso la virtù della speranza, uè, ci stanno, come dire, infinite occasioni per metterla alla prova. Infinite. Infinite. Allora, io volevo, dopo questa definizione, procedere in questo modo. Ci sono una montagna di passaggi dei salmi, anzitutto, che parlano di questa bellissima virtù. E vederla operante nella Sacra Scrittura è quanto di più bello possa esistere, anche perché lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cui poi daremo un'occhiata, indugia anche lui in una serie di passi biblici, stavolta prevalentemente neotestamentari, soprattutto la lettera agli ebrei e alcuni passaggi di lettere paoline, dove si parla di questa virtù. Quindi l'immagine già biblica della speranza dà una sintesi veramente meravigliosa di quello che è questa bellissima virtù. Per cui io procederei, senza troppo indugiare, andare a vedere un pochino di carrellate bibliche sulla speranza. Pensate che soltanto nei Salmi, faccio un attimo un conto veloce, abbiamo almeno 2, 4, 6, 8, 10, una quindicina di Salmi, non sono pochi, che fanno riferimento alla virtù cardinale della speranza, che in ebraico ha un verbo radicale che è Q. Kaf, Vav e Het, che significa proprio letteralmente, in inglese è to wait for, quindi aspettare per, cioè la speranza indica proprio questa dimensione costitutiva dell'attendere fiduciosamente, però attendere fiduciosamente, attendere serenamente, attendere operosamente. Allora, andiamo a vedere un pochino di questi
di questi salmi. Nel Salmo 25 ce ne abbiamo già addirittura tre citazioni in uno stesso salmo. Bellissimo. È il salmo che comincia così: Mio Dio, in te confido che io non resti deluso, non trionfino su di me i miei nemici. E prosegue: Chiunque spera in te non resti deluso, sia deluso chi tradisce senza motivo. Ora, vedete che bello già qui, no? Allora, il salmo comincia: A te, Signore, levo l'anima mia, innalzo l'anima mia, e poi, versetto secondo, mio Dio, in te confido. In te confido. Vedremo che la confidenza, l'abbandono, la speranza sono realtà che si rimandano l'uno con l'altra, sono realtà intercomunicanti, adiacenti, chiamiamoli come meglio vogliamo, molto molto legate l'una con l'altra. Ed è qui, no? Che io confido non resti deluso, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici. Chi sono i nemici nostri? I nemici dei nostri sono i diavoli, anzitutto. Il diavolo è il primo nemico dell'anima. Il secondo è il mondo, con i suoi idoli e con le sue follie e con la sua mentalità, che è una peste bubbonica. E il terzo è la carne. Ah, interessante. La speranza, chiunque in te spera non resti deluso, ci mette già in condizione di opporci a questi grandi nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. Qui si fanno già eco le parole del Nuovo Testamento. Chi spera nel Signore non sarà deluso. Questo è il Salmo 25. Questo era il versetto 3. Andiamo avanti. Al quarto c'è un passaggio: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Al quinto: guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Devo vedere il testo ebraico. Tutto il giorno in te ho sperato, in te spero. In te spero tutto il giorno. In te spero tutto il giorno. Bellissima questa espressione. Il latino nella Vulgata è te sustinui tota die. Ah, guidami nella tua fedeltà e istruisci. Vedete come questo salmo è una richiesta di aiuto, no? Al Signore. È un'invocazione. Guidami nella tua fedeltà. Guidami ad esserti fedele, guidami nella conoscenza della verità, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. La speranza ci fa rivolgere a Dio come colui che ci tira fuori dai guai, come colui che ci salva. Con la fede noi lo crediamo questo qui, ma con la speranza lo rendiamo operativo. Perché tu non basta che tu credi che Gesù Cristo è il Salvatore, tu lo devi invocare come Salvatore. Gli devi dire salvami. E questo lo fa la speranza. Io spero in te tutto il giorno. Meravigliosa. Più avanti, al versetto 21, che è il versetto conclusivo, penultimo, mi proteggano integrità e rettitudine perché in te ho sperato. Altra cosa tipica della speranza, il senso di protezione, mi proteggano integrità
e rettitudine, poiché in te ho sperato. Il senso di protezione. Quando è che mi sento protetto e da chi mi sento protetto? Mi sento protetto da Dio se spero in Lui. Bellissimo, no, questo primo step. Andiamo a vedere un altro salmo. Il Salmo 27. Bellissimo anche questo qui. Il Salmo 27, personalmente uno dei miei preferiti, è quello: il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Con queste parole comincia, attenzione, e poi finisce con queste: spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Cioè abbiamo due citazioni del verbo sperare. Quindi capite, no? Il concepire Dio come luce e salvezza e l'assumerlo in questo modo, il non avere paura, il sentirsi difesi, il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura, fanno, come dire, da introduzione alla conclusione del Salmo. Spera nel Signore, sii forte. Nella virtù teologale della speranza c'è anche implicata la virtù cardinale della fortezza. Perché una persona che spera in Dio è forte. Perché? Perché si poggia sulla potenza e sulla fedeltà di Dio, più che forte, proprio invincibile. Una persona che ha una speranza ferma. Allora, vogliamo fare un esempio di applicazione, l'ho fatto tante volte, alle attuali contingenze storiche? Allora, abbiamo questo grande nemico. Diamo per buono tutto, d'accordo? Questo grande nemico viene a bussare alla porta della mia casa. Toc toc. Che cosa potrà mai succedere? La cosa peggiore che esiste? Si muore. E offriamo a Dio il sacrificio della nostra vita. Felicissimi che se lui così ha deciso, la vita termina. Offro a Dio, come dice Sant'Alfonso, il sacrificio della mia esistenza. Chi accetta volontariamente la morte, dice Sant'Alfonso, non si farà manco 2 minuti di purgatorio. E andiamo in paradiso. No, non si muore, si dovrà soffrire. Oh, benissimo, il Signore mi chiede in questo momento di unirmi alle sofferenze di Lui crocifisso, di offrirgliele e, come dice San Paolo, di unire il mio povero sacrificio al suo grande sacrificio per il bene della Chiesa, per la salvezza del mondo e di chi non conosce l'amore di Dio. E allora? Benissimo! Spero che il Signore mi aiuterà, mi darà le grazie, mi darà la possibilità di saper soffrire con dignità, con pazienza, con rassegnazione, con amore. Il Signore vuole che io rimanga in buona salute e sarò completamente protetto da tale sciagura. Benedetto sia il nome del Signore. Scusate, ma al di fuori di queste tre possibilità, cos'altro può succedere? È chiaro che se uno c'ha una speranza, rimane sereno. Se uno la speranza non ce l'ha, vacilla. A Roma si dice un altro termine, insomma, no? Mi sta a uscire il termine romano, non è volgare, si può dire, insomma. Però vacilla. Gli manca la terra sotto i piedi, sta angosciato, sta intimorito, altro che di chi avrò timore, sta terrorizzato addirittura. Io ritengo che, l'ho detto tante volte, quindi senza che circostanze come quelle che stiamo vivendo veramente creano una altro che la divisione che sta che le divisioni che stanno creando artificialmente odiose tra categorie distinte di persone, ma una divisione, è non dico divinamente provocata, ma oserei dire divinamente occasionata.
Cioè, qui emerge chi le virtù cristiane ce le ha e quindi vive in un certo modo questa situazione, e chi le virtù umane cristiane non ce l'ha e la vive in un altro. Attenzione che prima della parte finale, sono certo di spera nel Signore, sii forte, sii in salvo il tuo cuore, spera nel Signore. Sapete cosa dice questo salmo? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Allora, per mezzo della speranza, attenzione che la speranza, mio Dio, spero dalla tua bontà per i meriti della tua promessa, la vita eterna. Allora, attenzione. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Cioè, non è che, cioè, quando uno pensa alla speranza, generalmente dice, beh, la speranza vuol dire, vabbè, la vita eterna, bah, speriamo che ci sta sta vita eterna, sono tanto sicuro, però con la speranza, come dire, in qualche modo mi do qualche input, insomma, dico, speriamo, forse ci starà. Ma quando mai? Cioè che ci starà non è materia di forse, perché la speranza è attesa di un bene sicuro e certo. L'unico problema è riuscire a conseguirlo, ma che quel bene ci sia, non c'è dubbio. Che Dio me lo voglia dare, non c'è dubbio. E che Dio mi voglia dare anche tutti quanti i mezzi per averlo, non c'è dubbio. L'unico dubbio è quello che combino io. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore. Questo era il bellissimo Salmo 27. Oh, io suggerisco anche tutti e due i salmi che ho nominato. Chi ha la Bibbia, li prenda, li reciti. Pregare con i salmi è una cosa bellissima ed è profondamente terapeutico per l'anima. Questi sono salmi molto adatti anche al momento storico che stiamo vivendo. Poi, il Salmo 37. Bellissimo. Due ricorrenze. Al versetto 9. Comincio a leggere dall'8. Desisti dall'ira. Deponi lo sdegno. Non irritarti, scusate, faresti del male. Poiché, eccolo qui il versetto, i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Attenzione, questa espressione vi ricorda qualcosa? Allora, andiamo con ordine. Primo, i malvagi saranno eliminati. In base a cosa noi confidiamo nel fatto che i malvagi saranno eliminati? I malvagi saranno sterminati, i malvagi saranno separati dai buoni, quantomeno nell'altra vita. E anche dalle situazioni difficili di oppressione, di angheria, la storia della salvezza è piena. Cioè, il Signore le permette ad tempus e poi a un certo punto libera i suoi amici. Libera. Da sta cappa che ci opprime, e che non è solo la situazione contingente presente, questa roba vecchia, stiamo sotto cappa demoniaca ormai non da 2 anni, magari, insomma, da un bel po' di anni, ma da questa cappa demoniaca saremo liberati. D'accordo? Se certamente. Ora, il problema è... Cosa facciamo? Scusate. E come reagiamo fino a quando stiamo sotto il peso della cappa demoniaca? Questo è il problema. Ma che il Signore interverrà a liberarci nei suoi tempi, è sicurissimo. Cioè, la virtù della speranza ci fa riposare nella certezza dei divini interventi a favore del suo popolo. I malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Attenzione, qui non si parla della terra, qui si parla della terra promessa. D'accordo?
d'accordo, la terra promessa Israele, e la terra promessa Israele non è semplicemente un pezzo di terra, come dire, una località geografica dove poterti stanziare, no? Non è solo quello, ma la terra promessa è immagine del paradiso. E il paradiso si vive sulla terra nella misura in cui si è in comunione con Dio. Questa espressione ci riporta subito alla beatitudine, no? Beati i miti perché erediteranno la terra. Attenzione al versetto precedente: desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male. Vedete come la Sacra Scrittura è un capolavoro, no? Perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Quindi vedi il male dilagare, vedi i potenti che trionfano, che angariano i poveracci, che li vessano. Non ti arrabbiare. Non a fare una montagna di peccati, non mandargli accidenti, d'accordo? Lasciali perdere. Hanno le ore contate, sono morti che camminano se non si convertono. Tu spera nel Signore, spera nel Signore, e avrai in eredità la terra, cioè tu vivrai in mezzo a queste situazioni, volando verso il cielo, librandoti al di sopra delle bassezze terrene. Nello stesso salmo, sempre il 37, c'è un'altra citazione al versetto 34 e dice: spera nel Signore, segui la sua via. Shamar è in ebraico, segui, custodisci, ma custodisci come cosa preziosa la sua via. Ed egli ti innalzerà, e ancora una volta, collegata alla speranza, e tu erediterai la terra e vedrai eliminati i malvagi. La stessa cosa di prima. Quindi alla speranza. Qui c'è collegata, cioè chi spera custodisce la via di Dio, la osserva meglio ancora. Shamar è in ebraico. Shamar è una custodia attenta, è un'osservazione profonda. Coloro che osservano la legge del Signore, no? Salmo 119. Beato l'uomo che cammina nella retta via ed osserva la legge del Signore. Osservare. Coloro che osservano la mia parola, dice Gesù nel Vangelo, no? La custodiscono come cosa preziosa. Allora, qual è l'unica cosa importante da fare? Adesso, in tempi di prova come in tempi di pace, è osservare la via di Dio. E per osservare la via di Dio bisogna conoscerla, ma ci vuole anche la grazia per camminare in essa. E chi è che ci mette in contatto con la grazia? La speranza. Quindi capite che chi prega poco e chi frequenta i sacramenti poco, la virtù della speranza è zero. Zero è morta. E ancora vedrai eliminati i malvagi. Queste sono parole di Dio. In ebraico è tire, reshaim. Ra in ebraico vuol dire proprio vedere con gli occhi, eh? Ra. E i reshaim sono proprio i cattivi, i malvagi, proprio malvagi, quelli che fanno il male. Ancora, altro salmo, passiamo al 39, altro salmo meraviglioso. Ora che attendo, Signore, cosa potrei attendere? In te la mia speranza. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza. Anche qui, contesto,
Questo è un salmo che parla ancora della oppressione da parte degli empi, dei peccatori, verso i giusti. Andiamo avanti ancora. Salmo, stavolta siamo al 40, che si intitola proprio, questo è proprio il versetto introduttorio. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dice la nuova traduzione della CEI. Un attimo vedere un po' il testo ebraico, la traduzione antica diceva mi ha tratto dalla fossa della morte, no? E dal fango della palude, da un pozzo di acque tumultuose e dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, vedete? Ha reso sicuri i miei passi. La virtù teologale della speranza cosa ci fa? Ci fa piantare i piedi sulla roccia e ci rende sicuri. Anche qui lo sfondo, no? Il Vangelo. Chiunque ascolta le mie parole e mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Chi spera nel Signore sta sulla roccia. Non è scosso, non tiene paura, ancora ripeto, non c'ha paura di niente e di nessuno. Non teme, non vacilla. Cammina spedito, ha reso sicuri i miei passi, sa dove deve andare, quello che deve fare, e non vacilla, e non ce la fanno a tirarlo per la giacchetta fuori e lontano dai sentieri e dai voleri di Dio, non ce la fanno. Altra citazione, Salmo 52, versetto 11. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Spero nel tuo nome, anche qui, perché è buono. Salmo 56,7. No, questo scusate, Salmo 69,7. Oh, qui ci sta una variante bella, simpatica. Chi spera in te per colpa mia non sia confuso, Signore Dio degli eserciti, per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Chi spera in te per colpa mia non sia confuso. Cioè, fai in modo che io, con la mia mancanza di speranza, non confonda chi la speranza ce l'ha. Guai, cioè, lo dico insomma non in termini minacciosi, no? A chi non è operatore e diffusore di speranza. Specialmente per noi che siamo figli di Dio, c'è sempre speranza. E che nessuno di noi confonda il prossimo. Dio ci scampi, insomma, dal confondere i nostri simili o peggio ancora dal gettarli nella disperazione. E dice anche per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Molto bella. Nello stesso salmo, al versetto 21, dice, l'insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. Speravo con passione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Attenzione, qui c'è il verbo della speranza, l'abbiamo già detto prima qual era, Q,
fa vedere come mentre la speranza in Dio non delude, ha la speranza nelle creature delude. Speravo con passione? Invano. Consolatori? Non ne ho trovati. Adesso anche qui, domanda per tutti noi. Questo è stasera una catechesi un po'. D'altronde stiamo nei salmi. Noi dove cerchiamo la consolazione? Quando ci sentiamo giù, la andiamo a cercare nelle creature? Da chi la cerchiamo? Per mezzo della virtù teologale della speranza, sapete che succede? Quando noi stiamo giù, non andiamo a telefonare a Tizio, Caio e Sempronio, a cercare il presunto amico, oppure il prete, oppure il parroco, adesso non voglio dire, per carità, si facciano queste cose, eh? O il confessore, o il padre spirituale, no, no, noi andiamo a cercare la consolazione in Gesù. Andiamo davanti al tabernacolo, se possiamo. E se non possiamo davanti al tabernacolo, chiudiamo la porta della camera, come dice Gesù, e ci uniamo a tutti i tabernacoli del mondo, che tanto con le distanze spirituali, cioè nelle operazioni spirituali, le distanze è come se non ci fossero, e cominciamo a cercare consolazione, conforto, speranza nella preghiera profonda, sprofondandoci in Gesù, entrando in dialogo profondo e intimo con lui, ascoltando la sua parola, e poi lo Spirito Santo guida ogni anima secondo le caratteristiche e le sensibilità sue proprie e personali. E quando ti appoggi in Dio e cerchi la consolazione in Dio, la speranza non delude. Lo sentiremo dire nel Nuovo Testamento: la speranza non delude. La speranza poi non delude, dice San Paolo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Romani 5,5. Vedete, l'abbiamo visto anche nei Salmi, no? Chi spera non sarà deluso, non va incontro a delusione. Perché Dio non delude mai. Anche se abbiamo avuto persone che ci vogliono tanto bene, a cui abbiamo voluto tanto bene, si vedrà che almeno in qualche circostanza, in qualche momento, in qualche situazione, non sono state all'altezza. Ci hanno deluso, ma è normale questo qui, perché una creatura non può non deluderci, perché è una creatura come noi, è limitata. Se vogliamo non sentire l'amarezza, ecco, della delusione, mi aspettavo con passione, speravo con passione, ma invano, consolatore, ma non ho trovati. Attenzione a un particolare che abbiamo già visto: il verbo ebraico della speranza indica anche una attesa, un wait for. Abbiamo infine una citazione bellissima, un salmo molto, molto conosciuto. In latino si chiama il De Profundis, che è il Salmo 130, no? Dal profondo a te grido, Signore, eccetera, eccetera. Nella parte centrale dice: io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. Letteralmente sarebbe proprio così, eh? Io spero nel Signore. L'anima mia spera, la sua parola attendo. Yahal. Meraviglioso.
Allora, spero nel Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Vedete ancora altra parola chiave che gira intorno alla speranza, è l'attesa. Ho detto che questo è un tema particolarmente adatto al tempo di avvento. Che cosa significa l'avvento? L'avvento è l'attesa della venuta del Signore. Allora, noi sappiamo che i tempi di Dio non sono i tempi nostri e a volte possono essere un pochino lunghi. Il nostro Signore l'hanno aspettato dai tempi di Abramo per 2000 anni, mica per una settimana, eh. Insomma, le promesse erano state fatte ad Abramo. Chi è stato ammessa oggi vedrà, avrà ascoltato, incredibile, eccola, la profezia della nascita della stella da Giacobbe da parte di un operatore delle arti magiche, il mago Balaam, mandato da Barak, figlio di Zipporra, a maledire Israele, quindi a fargli gli occhi secchi perché Israele si indebolisse e così potessero essere vinti. Quello si presenta davanti agli israeliti e anziché maledirli li benedice e prevede la nascita del Messia. Ma i tempi sono lunghi per noi che siamo immersi nel tempo, per Dio no, perché Dio è al di sopra del tempo, ma per noi sì. E quindi capiamo che senza la speranza diventa difficile resistere all'incalzare e al logorio, ecco, del tempo. Apro una piccola parentesi, ecco, per chi segue le dirette di queste catechesi, per favore, evitare commenti fuori teme, a sproposito, domande dirette, perché io non posso rispondere, perché si disturba, me lo dicono, chi vuole ascoltare con attenzione. Questa è una catechesi, quindi non è un posto per discutere o per parlare di altro o per parlare con me, perché sto seguendo un filo, non posso rispondere né leggere le domande né rispondere ad esse. Quindi prego di evitare, quando ci sono queste cose di moltiplicare commenti che distraggono chi desidera seguire il filo del discorso. E a volte distraggono anche me, perché se vedo davanti una montagna di cose mi ci cade l'occhio, mi distraggono mentre sto parlando e seguendo un filo. Grazie. Ora, accennavo che ho raccolto questa serie di citazioni dai Salmi, provando a fare una ricerca sul verbo ebraico. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla nei numeri dal 1817 al 1821 della virtù teologale della speranza, anche lui fa un grande collage di brani biblici. Ne cito alcuni, poi lo riprenderemo complessivamente. Adesso, tra poco, terminiamo questa puntata, che appunto la dedichiamo proprio all'inquadramento biblico, diciamo così, di questa virtù, no? Allora, prima citazione che fa il Catechismo, io per ora guardo soltanto le citazioni, poi avremo modo anche di vedere cosa e come presenta il Catechismo la virtù della speranza, eh. Adesso vediamo soltanto le citazioni bibliche, in modo tale che completiamo il discorso di questa sera. La prima citazione è un passo della lettera agli Ebrei. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché fedele colui che ha promesso. Vedete, la speranza con la relazione diretta alle promesse. Se c'è una promessa, quella promessa il Signore la compirà.
Punto. E siccome tra il compimento, cioè tra la formulazione della promessa e il compimento della promessa intercorre un tempo e possono esserci delle sollecitazioni contrarie, io attraverso la speranza manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza. La speranza ci impedisce di vacillare. Nonostante le prove, le tribolazioni, le persecuzioni, nonostante a volte il fatto che tutto sembri remare contro ciò che speriamo e contro le promesse fatte da Dio. Per esempio, la situazione di adesso, non quante volte l'ho detto, stiamo sotto la cappa del diavolo? Si sfoghi pure fino a quando vuole, ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Punto e basta, è solo questione di tempo. E durante questo tempo non bisogna mai vacillare. Mai. Vacillare significa, tra l'altro, dargli la vinta al diavolo, dargli una grandissima soddisfazione di vederci mancare in questo modo. Seconda citazione. Lettera a Tito. Lo Spirito Santo è stato effuso da lui, cioè dal Padre, su di noi abbondantemente, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. La speranza ci rende eredi della vita eterna. Attenzione che con vita eterna si intende ovviamente, principalmente, propriamente il paradiso. Ma attenzione, come avremo modo di vedere, la speranza, la vita eterna ce la comincia a far vivere qui. Perché una persona che è capace di vivere abbandonato in Dio, confidando in Lui, certo del suo aiuto, certo della sua protezione, certo delle sue promesse, certo che nulla accade, nulla Dio permette che non sia per il nostro maggior bene, tutto il resto diventa invulnerabile. Quindi un anticipo di vita eterna, quindi, ce l'ha qui, non deve soltanto aspettare che muoia. Romani 4,18 cita la speranza eroica di Abramo. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Sappiamo, no? Uno dei luoghi dove è stata esaltata la fede di Abramo è stato certamente il sacrificio di Isacco. D'accordo? Ecco. Però nel sacrificio di Isacco non è coinvolta soltanto la fede, perché lui è andato, come dire, Dio gli ha detto di farlo, io vado. Ma lui sperava e ha sperato fino alla fine che Dio si inventasse qualcosa. Addirittura dice San Paolo, l'ultimo oggetto della speranza, dice: vabbè, l'ammazzo mio figlio, me l'ha detto nostro Signore, mi vuole provare, vorrà dire che lui lo farà risorgere. Quindi capiamo come insieme alla fede operava in Abramo stesso la speranza. Ancora. Oh, il bellissimo brano. Dobbiamo essere rivestiti con la corazza della fede e della carità, scrive San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, e avendo come elmo, attenzione l'elmo, la speranza della salvezza. Allora, noi dobbiamo affrontare un combattimento spirituale contro i nostri nemici. Nei combattimenti spirituali non si può andare sprovveduti perché i guerrieri avevano un'armatura addosso e avevano un elmo in testa. Perché se te danno una botta in testa, tu sei morto. D'accordo? Se ti arriva una freccia e ti si conficca dentro il cervello, tu sei morto. Allora, l'armatura, la corazza, secondo San Paolo, sono la fede e la carità. Ma l'elmo è la speranza. Quello che ti preserva la testa. Possiamo utilizzare anche un'immagine. Come si fa a non perdere la testa? Adesso, quando uno dice perde la testa, perdi la testa se vacilla la speranza.
perché la testa non la perdi mai, soltanto se rimani collegato con l'Altissimo. E sempre in te spero tutto il giorno, abbiamo sentito dire. Sempre confidando e sperando nel suo intervento, nel suo aiuto, nella sua provvidenza, nella sua bontà, eccetera. Ancora, sempre San Paolo, Romani 12:12, siate, questo è famoso, fa anche oggetto di una benedizione solenne della liturgia della Chiesa, no? Siate lieti nella speranza e forti nella tribolazione. Ieri è stata la domenica Gaudete, ripeto, la virtù della speranza è proprio la virtù dell'Avvento e del Natale. Allora, la domenica Gaudete, Domenica te l'ha allegrato, io ho fatto un paio di omelie citando San Giovanni Bosco. Ah, i cristiani stanno sempre allegri, eh? Il distintivo della santità è l'allegria, ma è allegra una persona che spera nel Signore, perché se tu ti guardi intorno, per esempio adesso, ma che ci sta da essere allegri? Se ti guardi intorno, non ci sta da essere tanto allegri, ci sta da avvelenarsi, da stare come dire, a imprecare dalla mattina alla sera. Se ti guardi intorno, ma se speri nel Signore, tu stai allegrissimo. Tu stai allegrissimo. E attenzione, questo bel collegamento di San Paolo, lieti nella speranza e forti nella tribolazione, cioè collega la speranza, l'abbiamo già visto, con la fortezza. Sono virtù strettamente collegate. Ancora, altro passo biblico, l'ultimo, con cui concludiamo anche noi. La Chiesa, nella speranza, dice il Catechismo, prega che tutti gli uomini siano salvati, la speranza della salvezza. Ovviamente la Chiesa sa che non tutti gli uomini si salvano, ma la Chiesa al tempo stesso sa che la volontà salvifica di Dio è universale. E quindi preghiamo incessantemente perché tutti nella speranza possano essere salvati e anche nella realtà possano essere salvati. Ecco, anche se sappiamo, ahimè, che purtroppo non è così. Io direi che oggi possiamo mettere un primo punto. Ecco. Ricapitoliamo un pochino quello che abbiamo visto. Speranza come sinonimo di confidenza, di abbandono, senso di sicurezza, appoggiarsi nel Signore, stare al sicuro, rimanere saldi, niente paure, niente timori. Letizia, gioia, serenità, felicità, tranquillità, ecco, collegamento, no? Porta d'accesso alla vita eterna, strumento che ci mette in contatto e ci rende certi dell'adempimento delle promesse di Dio. Ecco. Prossima volta cominceremo un pochino riprenderemo tutte quante queste cose. E ne faremo una lettura sistematica. Ecco, la prima, anzitutto per quanto riguarda il Catechismo della Chiesa Cattolica, e poi vorrei anche riprendere ancora questa virtù alla luce delle considerazioni di San Tommaso d'Aquino e di qualche altra piccola cosa, ecco, che vorrei metterci anch'io. Questa è veramente una virtù bella, focale e meravigliosa. Una santa e serena notte a tutti, noi ci vediamo se Dio vuole per le dirette prossimo lunedì. Dio vi benedica e la Santissima Vergine sempre vi protegga. Alla prossima, amici!